Signore e signori, tutti a bordo per la crociera inaugurale di Linea Blu, che partirà da una mitica e incantevole isola, considerata tra le più belle del mondo, la Sardegna. Ma c'è un motivo se siamo entrati in questa insenatura, se abbiamo chiesto appunto agli uomini della Guardia Costiera di accompagnarci qua. Adesso scenderemo su queste rocce, su questi scogli, perché iniziamo un percorso che ci porterà nel cuore di quella che è la terra dei pastori, questa in fondo lo è ancora oggi per certi versi, proprio alla ricerca di quello che resta del relitto del Levante. Proprio il caso di dire che ci siamo arrampicati come capre. Saluto Marco che mi ha accompagnato fin qui nella parte marina e incontro invece Corrado. Corrado Conca, ciao, ben trovato Corrado. Sei lì abituato a stare da queste parti. Sì. Inizia qui un percorso che, dicevo, ci porterà alla ricerca di quelli che sono alcuni resti del relitto del Levante. Tu hai fatto del trekking un lavoro, era una passione, è diventato il tuo lavoro, quindi hai perlustrato palmo per palmo questa Sardegna così selvaggia e irraggiungibile. Sì, è una zona abbastanza complessa, i pastori la conoscono bene perché ci hanno vissuto, ci hanno passato la loro vita. Oggi per chi vuol fare dell'escursionismo effettivamente è complessa perché non è un terreno facile. Sulla sommità di questa parete si trova la famosa grotta, anzi due grotte ci sono. Sì, sono le grotte chiamate Pretos de Ruta, dove ci sono i resti del naufragio, e in particolare si nota nella grotta una delle due, ci sono delle brocche che raccolgono l'acqua di stilicidio, perché i pastori ovviamente puntavano all'autonomia, a poter vivere in quei luoghi, e quindi l'acqua diventava fondamentale per la sopravvivenza. E poi subito il legname, ha messo il parquet questo pastore per terra. Sì, la grotta è molto umida, quindi evidentemente, nonostante forse allora i pastori fossero abituati a una vita meno comoda, comunque ha ben pensato di isolare la grotta già nel pavimento con il fasciame della motonave, e poi lo stesso legname è stato utilizzato per realizzare delle porte, delle finestrelle e per sbarrare una parte, il fondo della grotta, per l'utilizzo presumibilmente per riparare delle bestiame. Perché proprio lassù? Mi fa venire in mente un po' Tiscali, no? Questi luoghi irraggiungibili, faticosi appunto da raggiungere anche per chi comunque è abituato a vivere in un territorio aspro come questo. Probabilmente fondamentalmente per trovare l'acqua, perché lì c'è lo stilicidio e quindi diventa importante per gestire il bestiame, per vivere. Vediamo dalle concrezioni all'interno della grotta. Sì, sì, lo stilicidio che dura praticamente tutto l'anno permetteva al pastore di raccogliere l'acqua. Torniamo invece ai fruitori storici di questi sentieri, i pastori, sembrano scomparsi oggi almeno da questa zona qui. Sì, sono scomparsi, anche se in effetti non li si può biasimare, il territorio è davvero aspro e ormai vivere isolati qua è sempre più difficile, forse poi ci si abitua alle comodità. Qui siamo veramente a diverse ore di cammino dalla civiltà.